Tu sei un Dio straordinario ed infinito, ma anche un Dio domestico e dimesso. Ti riveli nel fulmine, ma anche nel gracidare di una rana, nel lupo e nel cane, nella tigre e nel gatto. C'è un proverbio che dice: Dio ha creato il gatto perché l'uomo potesse accarezzare la tigre. Ed ugualmente potrebbe dirsi del temibile lupo che noi possiamo accarezzare, stropicciando le orecchie al nostro cane. E anche il lupo e la tigre, come il cane ed il gatto, dicono la tua gloria, magnificano la tua creazione.